Allora, economista di chiara fama, già funzionario, prego, della Banca Mondiale, membro del CNEL, il famoso CNEL. Allora, partiamo subito con l'immagine. Il 4 dicembre parte questa presa in giro perché vede i membri del CNEL che festeggiano, che è sopravvissuto il CNEL. Allora, anche lei ha festeggiato il 4 dicembre? Ma io non credo che la fotografia sia del CNEL. No, è finta. Non c'è stata nessuna festa. Si è preso atto delle decisioni del popolo italiano. Ma era giusto chiuderlo? Era uno spreco così evidente di denaro. Io ricordo che lei ha scritto La buona spesa, un trattato sulla spending review che poi discuteremo. Uno spreco di denaro è difficile dirlo. Innanzitutto perché costa pochissimo. Costa 5 milioni di euro l'anno. Tutto compreso. Di cui, diciamo la verità, il costo di noi consiglieri è praticamente zero. Il resto va alla manutenzione della villa, che qualcuno la deve fare, appartiene al demanio, e va ai funzionari. Ma noi avevamo già fatto, prima della norma che ci togliesse le indennità, una nostra spending review e avevamo ridotto i dirigenti da 8 a 4 e i funzionari da 50. Quando stava arrivando il referendum, lei dice vado al Quirinale e rimetto il mio mandato. E le dissero un po' dei funzionari. Ma, no? Veramente, due volte, quando venne eletto l'attuale presidente, noi scrivemmo tutti l'attuale presidente, almeno noi nominati da presidente, scrivemmo presidente rimettendo il mandato. Cioè, certo. ci ha nominato Napolitano, quindi lei faccia quello che ritiene. Visto che non ci ha risposto, quando c'è stato l'emendamento Boschi che ha tolto emendamenti, che ha tolto indennità e ha tolto soprattutto le spese di trasferta, cioè molti dei miei colleghi venivano da Milano o dalla Sicilia e così via, quindi era costoso per loro venire a CNEL e molti hanno dato le dimissioni. Io ho scritto un'altra lettera al Capo dello Stato, non ho avuto risposta. Sono andato in segreteria generale, c'ho qualche amico perché c'ho qualche anno, quindi un po' ho girato. E ho chiesto che devo fare a questo punto, non mi risponde. E è stato detto, è sempre bene tenere una fiammella accesa. Rimanga, quindi. E adesso le trasferte come le fate? Chi paga? È vero noi, che ci sono queste alte noi. Da soli, di tasca vostra? Beh, io sono stato a Parigi un paio di volte, ho pagato di tasca mia. E l'ho fatto esclusivamente per far sì che la sedia dell'Italia non restasse vuota. L'ho fatto di tasca mia, la differenza è questa. Che io volavo su un volo low cost di Vueling e dormivo all'albergo Ibis. Il mio collega coreano volava in prima classe dalla Corea e stava in un grande albergo, il Royal Monceau. Ah beh, questo diciamo va a nostro onore, ma serve a qualcosa il CNEL? Guardi, ce ne sono 90 in tutto il mondo, ce n'è uno a cui noi partecipiamo della Commissione Europea, dell'Unione Europea. È stato molto difficile dialogare non solo con il resto degli altri CNEL, hanno una loro associazione che noi l'Italia ha presieduto per 2 anni, poi siamo spariti per vari motivi, perché era molto difficile seguirli dove facevano le loro riunioni, una l'anno, due l'anno, quello che sia. E con l'ECOSOC dell'Unione Europea abbiamo cercato di arrangiarsi con Skype o con il telefono. Tenendo presente che il telefono a spese nostre, non a spese dell'amministrazione. Diciamo ormai. Perché senta, ma tra l'altro sono stati tolti le linee telefoniche per chiamare i cellulari o per chiamare l'estero. Ma il vostro presidente è uno che lo voleva abolire il CNEL, è normale che stiate messi così. Ma il nostro presidente ha dato una lunga intervista al Corriere della Sera e ha spiegato che lui più che abolirlo voleva riformarlo. Benissimo, ora vediamo come verrà riformato il CNEL. Grazie, professor Finiti, grazie per essere stato con noi. Arrivederci. Ciao.